più volte durante l'anno nelle varie tappe che celebrano il mistero di Cristo e ci introducono nella scoperta del suo volto, noi discepoli ci sentiamo come accompagnati in questo itinerario da una presenza discreta, tenera, insostituibile. Una presenza che sa indicare con la certezza della fede e la forza dell'amore i passi giusti da compiere. I passi giusti da compiere per essere autentici, per essere veri. È la presenza di Maria, che Elisabetta chiama Madre del mio Signore e noi chiamiamo anche Madre nostra. Questa parola, madre, ci sembra oggi ancora più preziosa di fronte alla vita di Lucia e di fronte alla sua morte. Infatti, la domanda che, se credete, ci possiamo porre all'inizio di questa riflessione è questa, può essere questa. Che uomini e donne vogliamo essere? Mi pare davvero possa essere questa la domanda decisiva di fronte al corpo di Lucia. Sentiamo la presenza di queste due madri come qualcosa di assolutamente familiare. Presenze che abitano nello spazio della nostra vita con quell'umiltà di chi sente di dover continuamente mettersi da parte per lasciare operare colui che sa fare cose grandi in coloro che lo amano. A Giovanni, Gesù morente, ha affidato sua madre e il discepolo amato la accoglie come qualcuno di veramente prezioso, che entra a far parte per sempre della sua vita, del suo cammino, del suo modo di amare Gesù. E ciò che è avvenuto nel discepolo amato misteriosamente avviene nella Chiesa, in ciascuno di noi, nel nostro cammino faticoso di fedeltà al Signore. Così Roberto è stato affidato a Lucia. Lucia è stata affidata a Roberto e ad entrambi il Signore ha affidato Michele, Silvia e Daniele. È un mistero davvero grande, che si è ripetuto nelle famiglie di Roberto e di Lucia e che continua a ripetersi nella vita di ciascuno di noi. Lucia deriva da luce. Lucia è stata essenzialmente luce nella vita di molti. Prima o poi, nella vita di ogni credente, la presenza di Maria, la madre, assume un volto che riscalda, consola, infonde fiducia nel cammino. Un volto che non ci abbandona nel momento della sofferenza, ma sa rimanere accanto a noi, così come è rimasta accanto alla croce del Figlio. Un volto che apre la nostra vita alla luce del risorto, nel momento in cui il buio della morte, che è sempre una cosa molto seria, ci avvolge di tristezza e di angoscia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. O anche possiamo dire: ti ringraziamo, Padre, fedele alle tue promesse, perché tutte le generazioni chiamano Maria beata. Lei ci ha donato il tuo Figlio e lo ha reso presente come Vangelo di gioia nella nostra vita, con la fedeltà silenziosa della sua testimonianza e con l'amore senza riserve. Con l'amore senza riserve che solo una madre sa custodire.
Nella fede che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo, crediamo che questa passione per la vita ora spalanca la vita eterna a Lucia, che ha vissuto così, solo come una madre sa fare, con una grande passione per la vita. Ho avuto la fortuna di conoscere Lucia, come tutti voi oggi potete affermare. Ho impresso nella memoria il suo sguardo luminoso, quando, assolutamente cosciente della sua malattia e del cammino che l'aspettava, mi ha accolto nella sua casa con un grande sorriso pieno di luce. Voglio ricordare anche davanti a tutti la sua grande gioia nel ricevere la Santa Comunione in questi ultimi giorni. I suoi giorni hanno conosciuto la fatica e il dolore della malattia, senza però mai abbandonare un attaccamento pieno di speranza alla vita. La prima esperienza di incontro con il tumore ancora giovanissima, l'incontro con Roberto che diventava sempre più amore per la vita, l'arrivo dei loro tre grandi doni, i figli, la vita quotidiana intessuta di gioie e di fatiche, la vita di ogni giorno e la sua presenza in cuore di donna, il secondo incontro con la malattia. Mi è stato detto da molte persone che i tanti amici che l'hanno incontrata in queste ultime settimane hanno respirato felicità, passione per la vita, la felicità di chi sa godere delle cose più piccole e semplici, la tenerezza di chi racconta le sue esperienze sapendo di comunicare vita. E questo, come sapete, è il compito primordiale di una madre, comunicare vita. Davvero c'è qualcosa di luminoso che si imponeva come una presenza, capace di accogliere e di coinvolgere. Non aveva una passione solo per la sua vita, ma per la vita di tutti. Il suo impegno nelle nostre realtà, nella Corale San Pancrazio, in cuore di donna, il suo interesse al bene comune si traducevano in un impegno concreto e generoso. Da questa passione vogliamo cogliere il valore della vita di Lucia. Il valore di una vita non sta in quanti giorni ci sono dati da vivere, ma con quanto amore li viviamo. Tutti costantemente siamo chiamati ad aggiungere vita ai nostri giorni, più che giorni alla nostra vita. Oggi sembra essere questa la preoccupazione di tutti: aggiungere giorni alla vita e non vita ai giorni. Ieri ho avuto la fortuna di condividere con Michele, Silvia e Daniele una parola sulla loro mamma. È sempre molto bello ascoltare i giovani. Fra le tante cose belle che mi hanno raccontato e che voi certamente conoscete e conoscete molto meglio di me, scelgo alcuni tratti sottolineati dai ragazzi sulla sua personalità. Era più preoccupata di noi che di lei. Mentre era ammalata, ha sempre trovato il tempo per ascoltare altre donne ammalate al centro di ascolto del nostro ospedale. Sapeva organizzare eventi dell'associazione, eventi destinati ad assicurare prevenzione ed attenzione. Ha lavorato per istituire la Giornata Nazionale per la Prevenzione dei Tumori Femminili, e la prima sarà celebrata il prossimo 13 ottobre. Lucia, mi hanno detto i ragazzi, è stata capace di essere esigente per amore, capace di severità tenera e forte, ma capace di crescere figli liberi, invitandoli spesso a fare esperienze educative forti
anche lontani da casa. Mi dicevano i ragazzi, ci ha educato alla schiettezza e alla fermezza, a saper trovare, custodire le priorità, le cose che davvero contano nella vita di ogni giorno. Lucia consegna a tutti noi questa testimonianza luminosa, chiedendoci di vivere con entusiasmo i nostri giorni, tessere relazioni vere, di prenderci cura della nostra vita e di quella degli altri. Le tante situazioni, fratelli e sorelle, di dolore e di fatica che in questo anno hanno segnato la vita della nostra comunità ci chiedono proprio questo, vicinanza, prossimità, tenerezza rinnovata, amore esigente. In una parola che oggi sentite pronunciare molto frequentemente, resilienza, cioè la riscoperta capacità di far fronte in maniera positiva e bella ad eventi difficili, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre senza mai dimenticare il senso profondo della speranza. Resiliente è colui che rinasce ogni giorno. Lucia è stata veramente una donna, una sposa, una madre così. Vi invito a rendere grazie a Dio per lei. Carissimi Roberto, Michele, Silvia, Daniele, voglio consegnarvi quest'oggi questo bonsai di ulivo. Come tutti i bonsai, voi sapete che nel piccolo è custodito il grande, ma questo lo avete già imparato leggendo la vita di Lucia. Nel piccolo c'è la grandezza. Ve lo consegno a nome di tutta la comunità, a nome della Corale di San Pancrazio, con grande riconoscenza per il dono di serenità e di pace che mamma Lucia è stata in mezzo a noi. A voi ragazzi voglio donare una pagina che possa in questi giorni, lo spero, illuminare il vostro dolore e la vostra solitudine con un po' di tenerezza. Venite tutti e quattro che vi consegno questo piccolo dono. Prima di compiere gli ultimi gesti che hanno sempre un sapore battesimale, che ci ricordano la nostra dignità di figli, permettete che a nome di Roberto, dei ragazzi, dei nonni, di tutta la grande famiglia, di Marcello, sono sicuro che loro vogliono ringraziarvi. E sarebbe davvero molto bello se ci si potesse fermare sul sagrato qui in Duomo ancora per un abbraccio, per una carezza, per una parola, perché sappiamo quanto le parole, gli abbracci e le carezze, soprattutto in giorni come questi, sono davvero una medicina per l'anima, sono un balsamo sulle nostre ferite. Ma in questo momento di emergenza siamo invitati ad essere un po' delicati, un po' attenti.
Ringraziamo anche la Corale, certamente voi tutti quanti si sono prestati ad organizzare non solamente l'accoglienza, ma anche la possibilità a molte persone di seguire attraverso la radio parrocchiale, attraverso la rete e anche fuori dal Duomo questa liturgia. Tuttavia permettete che vi ricordi che sarebbe molto bello e anche auspicabile che tutti cerchiamo nei limiti del possibile di evitare gli assembramenti e quindi vi ricordo che possiamo lasciare uscire la famiglia dalla porta centrale e noi con calma, senza fretta, usciamo dalle quattro porte laterali. Sapete che non ci può essere un corteo verso il cimitero, ma vi troverete tutti insieme al cimitero dove sarà possibile anche leggere alcune parole, alcune poesie, alcuni saluti ancora per Lucia, sempre ricordando che Lucia d'ora in poi non dimora al cimitero, ma là c'è qualcosa di lei che attende la risurrezione e tutte le volte che noi vorremo incontrarla sarà proprio qui, in questa chiesa, che è la nostra chiesa parrocchiale. Quando celebriamo la liturgia, lei sarà qui con noi nella corale a cantare soprattutto Santo, 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 perché quello è il momento in cui noi facciamo una vera esperienza della comunione dei santi. Adesso allora compiamo questi gesti. Lo sapete che non sono portafortuna, non sono gesti magici, ci ricordano il nostro battesimo, l'acqua che viene sparsa con abbondanza, il profumo dell'incenso che ci ricorda la nostra dignità di figli, ma di tempio dello Spirito Santo, di dimora di Dio. E adesso che il nostro cammino di discepoli riprende, certamente un po' più appesantiti, abbiamo bisogno, noi e anche lei certamente, dell'aiuto degli angeli e dei santi. Cantiamo insieme. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamata e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donale Signore e splenda lei la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Lucia, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i morti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato alla tua serva in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, la nostra preghiera. Apri a lei le porte del paradiso. E a noi che restiamo quaggiù, dona di consolarci a vicenda con le parole della al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella, per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso. In paradiso ti conducano gli angeli.
e ti accolgano i santi negli eterni splendori. Gesù Cristo Signore, che a sé ti ha chiamata, fra i beati ti associ alla gloria celeste. Nel mistero di Dio infinita sapienza, il tuo spirito esulti contemplando il suo volto. Nel Signore che è vita, nel Signore che è luce, che tu viva sua lode per i secoli. Amen. In paradiso ti conducano gli angeli e ti accolgano i santi negli eterni splendori. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi doni la sua pace, Dio onnipotente nell'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.